Uno speciale Polifemo dedicato alla 40ª sagra dell'arrosto di La Terza, conferenza stampa di presentazione presso Confcommercio Taranto. Sarà una due giorni davvero intensa e ricchissima, quella del 5 e del 6 agosto, ma scopriamo tutte le novità e le anticipazioni. Grazie a chi ci crede su di noi, su di me e su tutta la mia categoria, perché effettivamente volevo soltanto dirvi alcuni numeri. L'anno scorso abbiamo fatto 10 quintali di carne ed era una scommessa così alta, quest'anno l'abbiamo pensato di doppiare. Non so come andrà a finire, se voi ci date una mano a venire a consumarla, anche senza pagare, senza niente. L'importante è perché l'obiettivo di quest'anno con la mia categoria era di coccolare chiunque viene alla Terza. Se avete bisogno di essere coccolate, venite insieme a noi. Sul manifesto, grazie. Avete bisogno di essere coccolate, verrete coccolate tutte e credeteci, coccolate, perché è una festa nella festa, ognuno lo fa a modo suo, però tutti insieme. Ci saranno tanti tavoli a disposizione, bevande, divertimenti, tutto quello che potete immaginare. E se voi avete qualcosa da proporre, venite, perché siete a casa vostra. Comunque, ripeto, sul manifesto sta scritto grazie a te amico mio, perché è rivolto a tutti quelli che vengono e quelli che non potranno, sarà un impegno per la prima domenica di agosto per il prossimo anno. Vi aspettiamo numerosi, io mi auguro venite veramente tanti, così la scommessa fatta tra di noi, 20 quintali, ce la portiamo a zero. Passo la parola al nostro presidente dei macellai, grazie, vi aspettiamo tutti. 40ª sagra dell'arrosto, siamo con Giovanni De Biase che è il presidente dell'associazione macellai di La Terza. Un numero importante, 40, con lo stesso entusiasmo di sempre, anzi maggiore, un'occasione per promuovere certamente le qualità gastronomiche del territorio relative appunto al settore del comparto appunto macelleria, ma anche la promozione del territorio, la crescita del territorio. Sì, stiamo festeggiando il 40esimo anno il lunedì, la domenica stiamo facendo la sagra come da 40 anni la facciamo. Promuoviamo il nostro territorio, le nostre carni genuine, invitiamo tutti a venire a vedere che cosa succede. È una festa di tutti, ognuno si sente a casa sua, non ci sono vincoli, ci si può divertire, abbiamo attrazione per i bambini, abbiamo per gli adulti, tutto. E bisogna portare l'appetito, la cosa che più interessa, che abbiamo tante cose da proporre, salsicciotti, braciolette, agnello, fegatine, di tutto, pane, focaccia, di tutto, dalla tutto alla Z. All'insegna della cucina casereccia. E andiamo un attimo contro la dieta, mangiamo sta carne che fa bene. Vi farete peccare allora questi giorni? Faremo assaggiare quello che è possibile, a sazietà. Vi aspettiamo tutti numerosi. Ecco, e poi c'è anche il momento musicale, un momento di intrattenimento. La festa dei 40 anni quest'anno la facciamo con i Terra Rossa in piazza e tutte le attività commerciali aperte a disposizione di chi vorrà rimanere a continuare la festa fino a quando vuole, alla noia. Lo start, l'inizio a che ora? Dalle 8, dalle 20 già siamo operati. Fino a tarda notte. Alla noia. Buongiorno, grazie per la partecipazione. Quest'anno presentiamo la 40ª edizione della Sagra dell'Arrosto, che è una grande tradizione di La Terza ed è un segnale importante per tutta la comunità, poiché coinvolge davvero tutta la comunità laertina, tutto il comprensorio, tutti i commercianti. È una manifestazione che quindi è nata 40 anni fa, nata dal gusto dello stare insieme, di condividere questi gusti enogastronomici e di farli degustare alla cittadinanza. E quest'anno l'evento si compone di due giorni, il primo giorno che è quello tradizionale con la degustazione delle carni arrostite in questi foconi. E il secondo giorno invece i macellai, l'associazione macellai di La Terza ha voluto organizzare una festa proprio festeggiando questi 40 anni con tutti i commercianti di La Terza e tutta la comunità. Ci saranno i Terra Rossa nel secondo giorno e quindi all'insegna dell'enogastronomia, del divertimento, della grande qualità della carne che somministrano i nostri macellai. Gigi Traetta, vicepresidente di Confcommercio Taranto. La Sagra dell'Arrosto, un evento che dà lustro non soltanto alla Terza, ma è una perla
nella regione Puglia? Sicuramente un'iniziativa di grande spessore, arrivata alla 40ª edizione, con tradizioni, con le tradizioni dell'enogastronomia laertina, che in pratica si integra tantissimo con tutta la provincia di Taranto, dello Ionio e con tutta la comunità. Infatti ha coinvolto tutta la comunità laertina con tutti i commercianti, è davvero un grande traguardo, diciamo. È bello vedere in un realtà come quella italiana e tarantina in particolare, in una terra purtroppo di tante divisioni, vedere che da 40 anni l'Associazione dei Macellai è unita. Sì, da 40 anni l'Associazione Macellai è unita dalle loro tradizioni, come dicevo prima, e soprattutto dallo stare insieme, dal condividere questa qualità della carne, questa qualità dell'arrosto della carne, che è davvero una grande peculiarità. E soprattutto, diciamo, alla terza sono sentite le tradizioni e quindi tutta la comunità partecipa all'organizzazione. Associazione Macellai che aderisce totalmente a Confcommercio. Ecco, vorrei proprio evidenziare questo fatto, che è un evento che non ha una dimensione localistica, provinciale, non è la cosiddetta sagra del paese e basta, ma è un evento che, ripeto, assume una rilevanza notevole. Sicuramente una rilevanza ormai provinciale, sì. Nazionale oserei dire. Regionale ma anche nazionale, anche perché ormai la nostra carne viene gustata e diciamo diffusa anche a livello nazionale. Come Federcarni noi non possiamo fare altro che applaudire tutto lo sforzo che i nostri amici di La Terza ogni anno fanno per organizzare questa grandissima sagra. Noi li siamo e li saremo sempre accanto per supportarli in questa organizzazione, perché è un valore aggiunto per la categoria, per le carni nostrane, per il prodotto carne, è un valore aggiunto per l'enogastronomia, è un valore aggiunto per tutto il territorio, per il turismo e per tutto quello che circonda il nostro settore. Per cui vi invito veramente a partecipare numerosi a questa iniziativa e un grosso applauso al nostro amico Giovanni, che veramente si impegna tutti gli anni per questa organizzazione. Egidio Andriani, presidente provinciale di Taranto di Federcarni, la sagra dell'arrosto di La Terza non è solo la semplice sagra dell'arrosto, ma quest'anno ricorre la quarantesima edizione. Ci dia qualche anticipazione. Beh, i nostri amici di La Terza, come hai ben detto, da 40 anni organizzano questa sagra e i 40 anni la dice lunga su questa tradizione. Noi promuoviamo questa iniziativa dei nostri amici di La Terza, come dicevo, perché è enogastronomia e valorizzazione dei prodotti locali e soprattutto del prodotto carne. Buongiorno a tutti, sono qui oggi a voi i saluti del sindaco di La Terza Gianfranco Lopane, che purtroppo per motivi personali non è potuto essere qui con noi. Ogni anno ormai da 40 anni La Terza diventa scenario di una delle più belle sagre del mondo, direi, forse pecco anche un po' di presunzione, però non credo che in giro per l'Italia ci siano e per il mondo ci siano sagre più belle di queste. Il mio sindaco un po' di tempo fa ha definito questa sagra la sagra della felicità. Io oggi voglio aggiungere che la sagra dell'arrosto alla Terza rappresenta anche la sagra dell'unione, l'unione di un bel po' di macellerie che per 40 anni sono state unite, sono state insieme, hanno cercato di fare sempre bene e sempre il meglio per la cittadinanza, portando la Terza veramente lontano e rendendo fieri tutti noi laertini del loro lavoro. Ringrazio veramente qui pubblicamente con tutto il mio cuore il presidente Gianni De Biasi, perché oltre a tutto il supporto pieno per l'organizzazione, di cui comunque siamo sempre protagonisti noi come amministrazione, è veramente una persona alla quale ci si può affidare ed è sempre vicina a noi tutti. Ed è una persona che cerca sempre il meglio per il paese e quindi il 5 agosto potrete vedere cosa è capace di fare lui insieme alla sua squadra. Noi come amministrazione ci impegniamo a promuovere sempre il nostro territorio e a far sì che La Terza arrivi in alto, perché il nostro obiettivo è arrivare veramente lontano, e dotandoci anche di numerosi strumenti. Mi viene da pensare al DUC, della quale sono segretaria, che ha come obiettivo quello di valorizzare il commercio e l'enogastronomia. Mi viene da pensare
al fatto di avere un portale del turismo che con un click ci porta in capo al mondo, la partecipazione a diversi bandi regionali che ha portato alla terza tanti giornalisti importanti e ci ha fatto comparire nelle TV nazionali. Non poco più di qualche mese fa siamo stati i protagonisti di Linea Verde insieme all'Associazione Macellai. Quindi il mio augurio è che anche quest'anno la sagra sia una sagra di successo, soprattutto quest'anno che festeggiamo i 40 anni in piena allegria e in piena armonia con tutto il paese. Grazie. Giovanna Mele, assessore comunale di La Terza alle attività produttive, una iniziativa questa che certamente promuove il territorio. La Terza non è solo la terra delle maioliche, ma dal punto di vista proprio gastronomico è un'eccellenza e questa sagra lo dimostra. L'Associazione Macellai per noi rappresenta una delle forze propulsive del paese e quindi di grande rilievo per l'economia laertina. Noi come amministrazione abbiamo fatto tanti passi per promuovere l'enogastronomia. Vi viene da pensare al portale del turismo che pubblicizza tutte quelle che sono le nostre eccellenze enogastronomiche, le numerose partecipazioni ai bandi regionali della Regione Puglia per organizzare degli educational tour con i giornalisti di grande rilevanza nazionale che vanno a promuovere ancora di più quelle che sono le nostre eccellenze. I macellai per me sono un motivo di grande orgoglio perché riusciamo a fare questa sagra la terza da 40 anni e sono stati 40 anni veramente belli. Io mi auguro che questo sia un anno veramente soddisfacente, che il 40° compleanno dell'associazione venga festeggiato nella maniera più dignitosa possibile, perché comunque hanno grande merito per questa unione che va avanti da tanti anni. Questo evento ovviamente non coinvolgerà soltanto la comunità di La Terza, ma da tutta la Puglia e forse anche da fuori, come dire, converranno alla Terza gli amanti del buon gusto, ma anche coloro i quali vogliono godere delle bellezze della cittadina. Beh, il nostro augurio è che tutti i turisti della Costa Ionica si riversino nel nostro paese per l'occasione, anche perché quest'anno, oltre ad avere la prima domenica d'agosto come accade in tutti gli anni, per festeggiare il 40° abbiamo organizzato il concerto dei Terra Rossa, un gruppo folcloristico di grande importanza che sicuramente attirerà un sacco di gente. Però noi come amministrazione, oltre a dare supporto logistico all'organizzazione, ci siamo adoperati per una grande promozione e una grande comunicazione a livello regionale e anche a livello nazionale, facendo girare per le TV e per i giornali la notizia che il 5 agosto alla Terza c'è la sagra dell'arrosto. Il mio sindaco l'ha definita in varie occasioni la sagra della felicità, io direi anche la sagra dell'unione, perché stare insieme per 40 anni di questi tempi è veramente difficile. Loro ci sono riusciti benissimo. Intanto rinnovo la mia felicità di essere qui, perché qui si sta in un ambiente veramente bello, caldo, ti senti di essere a casa tua. Una bella associazione, vivissima, un'associazione che lavora, un'associazione presente, un'associazione dinamica e sana, e queste sono le belle cose che il nostro territorio deve avere. Poi il complimento ancora più grande è all'associazione dei macellai che tiene, che sente, che lavora, che anche quest'anno non ha demorso, anzi quest'anno si migliora, quest'anno fa una manifestazione di due giorni in occasione del 40° anniversario della sagra. Cose belle, cose bellissime, cose belle perché sono un momento di attrazione, un momento di accoglienza e un momento dinamico di lancio del territorio, quello che il territorio ha bisogno. Il nostro territorio ha bisogno di queste cose, di questa economia, perché quando parliamo di Ilva, questa è la dimostrazione che Taranto può modificare la sua economia attraverso questi momenti, attraverso la promozione del territorio, che è una cosa fantastica e un dovere che noi la politica dobbiamo avere e lanciare. Un complimento a tutti. E ricordando Giovanni, un nostro caro amico che l'anno scorso stava con noi, non c'è più, che tanto ha dato alla vostra associazione, che si chiama Bartolo Scarati, al quale va un nostro ricordo vivo, che purtroppo non c'è più. Sono le cose che lo dico, perché è stato uno che ha dato tanto all'associazione, uno che ci teneva, sentiva, dava una mano. Quindi un ringraziamento a tutti, nella speranza che questo sia un messaggio forte e fondamentale, perché la sagra non è la terza,
la sacra è provincia di Taranto, ma anche di Matera, e Puglia e Basilicata, ma è soprattutto Matera col suo turismo, con la sua gente che viene da ogni parte del mondo. Questa è una bella scommessa. Diceva Gianni che l'anno scorso abbiamo avuto 10-15 mila presenze, quest'anno la scommessa è di raddoppiarle e ce la faremo. Vi aspettiamo tutti alla terza, grazie ancora e sono tanto felice di essere qui. Sebastiano Stano, consigliere comunale di La Terza, nel suo intervento ha sottolineato il fatto che Taranto, grazie a Dio, non è soltanto Ilva, ma si esce dalla monocultura dell'acciaio e dalla schiavitù dell'acciaio grazie alla promozione del territorio, grazie alla capacità di sfruttare le risorse del territorio, grazie alla capacità di fare marketing territoriale. E certamente questa 40ª edizione della Sagra dell'Arrosto disegna una diversa economia per Taranto e per la sua provincia. Sì, in effetti la Sagra è un momento aggregativo, un momento di accoglienza, un momento dinamico di rilancio, promozione del territorio, promozione della gastronomia, e sono gli elementi da mettere in campo per fare uno sviluppo diverso, uno sviluppo che il nostro territorio può fare, perché il nostro territorio è molto ricco, dalle gravine, gastronomia, di tutto di più. Quindi questo è un appuntamento importante in cui sottolineiamo queste diversità e dinamicità che possiamo e dobbiamo coltivare per diversificare appunto il momento economico. La Sagra a noi è un momento bellissimo, tanto ricco, tantissima gente, l'anno scorso abbiamo registrato 10.000 presenze, quest'anno sicuramente di più. Ecco, questo è un piccolo passo attraverso una economia che dobbiamo diversificare e dobbiamo stimolare appunto attraverso queste iniziative. Bene, e ora una fascia pubblicitaria, al rientro una nuova parte di Polifemo. Non cambiate canale, restate con noi.